Poi affidandomi appunto alla generosità delle relatrici, quindi di restare per cortesia nei 30 minuti, quindi Cristina Brunelli dall'Università degli Studi di Perugia, che ci parlerà di Tommaseo e la ballata romantica italiana. Prego. Nel suo vocabolario, alla voce ballata, Tommaseo spiegava atto e modo e tempo del ballo. Più per imitazione dei tedeschi e dei francesi che per memoria dell'antica poesia italiana, i nostri moderni fanno ballate lunghissime, che né si ballano né si cantano. Una spiegazione che sottintendeva, e neanche tanto velatamente, un sostanziale rifiuto della ballata moderna, e nella quale è pure rintracciabile una porzione non irrilevante del percorso di questo genere nel nostro paese. Anzitutto nella resistenza incontrata dal termine ballata, che in Italia sarà usato raramente ben oltre il 1820, quando cioè nascerà ufficialmente la ballata romantica italiana, con La dama del castello e Il trovatore di Davide Bertolotti. Una resistenza che si deve soprattutto al desiderio di evitare confusioni con la ballata antica, ma anche alla diffusa percezione del lemma ballata come barbarismo, in quanto tale da evitare. C'è poi in Tommaseo, per certi versi, lo stesso rifiuto del genere ballata che investì sia una parte dei contemporanei che ne fecero uno dei bersagli preferiti nella querelle classico romantica, sia in proporzioni e con conseguenze ben peggiori i posteri, tante volte troppo occupati a evidenziare gli evidenti ma anche inevitabili difetti della ballata piuttosto che non a inserirla nel panorama della letteratura italiana. Andiamo però con ordine, cercando di tranciare una sintetica storia del genere. Come ho anticipato, si può dire che la ballata romantica italiana nasca ufficialmente nel 1820, quando Bertolotti pubblica sul raccoglitore La dama del castello e Il trovatore, primo componimento poetico italiano ad essere esplicitamente definito ballata. Con la ballata di Bertolotti e con le altre che seguiranno ci si trovi di fronte a un nuovo genere letterario è ben chiaro fin dall'Ottocento. Per non fare più che un esempio, il principio della sezione dedicata dall'abate Giovanni Berengo nel suo noto trattato di metrica, appunto alla ballata, il trattato è della versificazione italiana, suona così. Noi non possiamo parlare oggidì della ballata senza fare una grande distinzione fra la ballata degli antichi e la ballata moderna. Il legame con uno dei generi più antichi della nostra poesia si ferma in effetti poco oltre l'identità terminologica, facendo della nuova e dell'antica ballata due realtà distinte. A partire dalla canonizzazione impostale dallo Stil Novo, alla ballata antica apparteneva una sua peculiare forma metrica, fondamentalmente contraddistinta da una ripresa e una o più stanze. Altrettanto non si può dire per la ballata romantica, che non è caratterizzata da una forma metrica specifica, quanto piuttosto dall'intento narrativo e dal tono popolare. D'altra parte, mi pare questo uno degli aspetti essenziali, non alla ballata antica si ispirarono i moderni ballatisti, ma alle moderne ballate nordiche. Nel resto d'Europa la diffusione delle ballate era stato il frutto della riscoperta e dell'esaltazione dei patrimoni folclorici nazionali, in primis inglesi e tedeschi. Era il 1765 quando Thomas Percy stampava la sua raccolta di ballate e campi popolari, le reliquie, ma già una ballata come Chevy Chase aveva raccolto i favori di Edison, eravamo nel 1711 sullo
Spectator e di Burke nell'inchiesta filosofica sul sublime. Con una certa rapidità il genere aveva quindi incontrato notevole fortuna raggiungendo dei vertici indiscussi, in Inghilterra con Coleridge, Scott e Wordsworth, in Germania con Burger, Goethe e Schiller, in Francia con Hugo. Nel nostro paese la ballata non sarà il frutto del recupero delle nostre tradizioni popolari, che dovranno aspettare Nigra prima con i canti popolari del Piemonte del 1888 e Barbie poi con la poesia popolare italiana del 1939, per essere studiate sistematicamente, con un ritardo del quale sarà ben consapevole lo stesso Tommaseo. Se in una lettera a Jacopo Bernardini, verosimilmente risalente agli anni 60, scriverà: «E vedo un altro servitore che urlava i suoi canti slavi a tentazione del mio maestro di retorica, Vicentino, ridente di gusto a quella cantilena lunga e roca, e non sapeva che lì verrà più poesia di quanta mai ne sapesse egli nella sua scuola insegnare». E che io di quei canti ne avrei, di lì forse a 30 anni, con religione tradotti all'Italia, ultima ad accorgersene fra le nazioni d'Europa. La ballata nel nostro paese nascerà quindi come prodotto di importazione, specialmente grazie alle numerose traduzioni circolate all'inizio dell'Ottocento. E con la ballata di Bertolotti si incontrano già tutte le principali caratteristiche del genere, che si presenta come uno dei più sfuggenti della nostra letteratura: la narratività, la popolarità e la formularità. La popolarità non viene dal diretto recupero delle nostre tradizioni popolari e folcloriche, quindi si traduce in una serie di altri aspetti. Diventare popolari per i ballatisti significa prima di tutto rivolgersi al popolo, parola che di autore in autore conosce valenze anche profondamente diverse. Per non fare più che un esempio, Berchet agli inizi della storia del genere identifica il popolo con la classe media, con la borghesia, si direbbe oggi, mentre il Beneto Antonio Berti intende parlare anche alla vulgar femminetta. Diventare popolari vuol dire modellare un linguaggio che si adatti ai nuovi destinatari, concretizzando il berchettiano «rendetevi coevi al secolo vostro e non ai secoli seppelliti». In questo tentativo, conoscendo esiti in alcuni casi palesemente difformi, come accaduto proprio a Berchet, la cui lingua fu definita da De Lollis il più strano mostro che si possa immaginare. Ed effettivamente la lingua di Berchet e degli altri ballatisti nasce e si sviluppa all'insegna di un marcato sincretismo, nel quale la mostruosità è il risultato inevitabile dello scontro con una tradizione alta e sostanzialmente stabile, contraddistinta da una lingua quanto mai distante e dalla prosa e dal parlato. Una lingua realmente moderna, quindi, non avrebbe potuto realizzarsi se non per passaggi progressivi, per necessarie stazioni di compromesso tra vecchio e nuovo e scambi reciproci fra i generi più esposti al rinnovamento. Proprio sul versante linguistico, e nonostante la lingua della ballata romantica italiana si presenti appunto come un ibrido che vede la accentuata coesistenza di vecchio e di nuovo, di aulico e di popolare, va rintracciato uno dei contributi più significativi dati dal genere alla storia della letteratura italiana. Diventare popolari si traduce infine nella introduzione, soprattutto nei ballatisti degli anni 30 e 40, di contenuti popolari, come farà Dall'Ongaro raccontando la storia di una prostituta nella Perla, nelle Macerie, uno dei migliori esempi del genere. Alla popolarità si lega strettamente la formularità, vale a dire la presenza di particolari artifici sintattici, metrici e fonici, rappresentati soprattutto dai ritornelli, dalle ripetizioni e dalle rime tronche.
Alla ballata romantica italiana toccò una notevole fortuna. Negli anni della sua massima affermazione conobbe infatti un grande successo di scrittori e di pubblico. Scrivere ballate si trasformò in un vero e proprio fenomeno di costume, capace di coinvolgere sia il côté maschile sia quello femminile, catturando sia l'interesse del più vasto pubblico dei semplici lettori, sia quello dei letterati di professione. Lo testimoniano alcuni dei più importanti e caratteristici testimoni culturali di quegli anni, le strenne e i salotti di cultura. Nelle strenne dell'epoca le ballate, italiane e straniere, diventarono una presenza costante e numerosa. Nei più celebri salotti di allora la declamazione di ballate si trasformò in un rituale diffuso ed apprezzato. Coinvolse per esempio la celebre attrice Adelaide Ristori, entusiasta declamatrice delle ballate del messinese Felice Bisazza, che era uno dei personaggi di spicco del romanticismo siciliano. Un successo che poi è anche il motivo per cui finirono per scrivere ballate anche autori lontani dallo schieramento romantico, come il già citato Bertolotti oppure Zagliotti, autore del Ritorno del Crociato, una ballata che vide i lettori dell'Eco, dove fu pubblicato, accorrere in redazione per scoprirne l'autore, arrivando addirittura a attribuirla a Manzoni. Eppure Zagliotti fu tutto fuorché un romantico, e per di più ricoprì l'incarico di imperial regio magistrato austriaco, quindi coprendosi anche della condanna di numerosi patrioti. La fortuna della ballata fu però breve, si è più volte indicata la data di nascita ufficiale, il 1820. In quello stesso periodo si inaugura il breve decennio creativo bersettiano. E nel resto della Lombardia molti altri autori sperimentano progressivamente la nuova ballata, per esempio Samuele Biava, Tommaso Grossi, Cesare Cantù, Andrea Maffei. Negli stessi anni 20 e in Veneto Luigi Carrer si esercita in prove che costituiscono la protostoria di quelle ballate alle quali darà la sua fortuna maggiore tra i contemporanei e tra i posteri. E proprio in Veneto, attorno a Carrer, si forma in misura sostanzialmente omogenea gran parte del gruppo dei ballatisti veneti, tanto che si può parlare di una vera e propria scuola ballatistica veneta, a cui appartengono Capparozzo, Cabianca, Eugenia Pavia Gentilomo. Se in Toscana invece risultano precoci i contributi al genere di Francesco Domenico Guerrazzi, sono posteriori, per esempio, quelli di Antonio Gazzoletti in Trentino oppure di Cesare Cavara in Emilia Romagna. Sono posteriori e centrali, ma sfuggenti a ogni efficace catalogazione geografica, quelli di Dall'Ongaro e di Giovanni Prati. Alla seconda fase del genere va pure ascritta la sua diffusione nell'area meridionale, in particolar modo in Campania con Pietro Paolo Parzanese, in Basilicata con Niccola Sole e in Sicilia con Felice Bisazza. Già però nel 1856 Giovanni Visconti Venosta scrive La partenza del crociato, parodia del genere che ne segna inequivocabilmente la fine. Non stupisce che in questo contesto un Tommaseo, animato per tutta la vita dai più svariati interessi, come dimostrano le sue numerosissime recensioni, se ne sia spesso occupato, o meglio, avrebbe piuttosto stupito il contrario. Soprattutto Tommaseo, nonostante le diffidenze espresse ripetutamente nei confronti della ballata, quando risolta in vuota imitazione degli stranieri, si poneva lo stesso problema dei ballatisti, vale a dire la necessità di una nuova letteratura e quindi la sua modernità, che per entrambi passava per una ritrovata popolarità, con tutte le differenze con cui ovviamente si poteva intendere questo termine. Quindi, per certi versi, seguire il percorso di Tommaseo e dei ballatisti, che spesso si intreccia, è seguire una parte consistente del percorso, in vero tormentato, della letteratura italiana verso la modernità. Cercherò appunto di farlo, seppur sinteticamente. Dunque, posta l'iniziale e tradizionale
formazione di Tommaseo, vari fattori lo avevano portato sulla via del moderno, la frequentazione di autori come Rosmini e Manzoni, di cui aveva prontamente compreso la novità, le tante esperienze agevolate dal suo vagabondare per l'Italia, la Francia e non solo, la sua particolarissima e di per sé inquieta indole. A Firenze poi il suo lavoro di recensore per l'antologia le aveva obbligato a ampliare ancor più la cerchia delle sue letture, tra le quali vanno sicuramente messe quelle delle tante raccolte di poesie popolari straniere pubblicate in quegli anni. Tommaseo appunto recensì. Recensì pure alcune tra le prime e più importanti raccolte di ballate italiane, come quelle di Luigi Carrera e di Samuele Biava. Recensioni che ci forniscono elementi rilevanti sul suo pensiero. Nella recensione all'esperimento di melodie liriche di Biava, che risale al 1826, quindi abbastanza precoce rispetto alla nascita del genere, incontriamo per esempio la stessa e significativa resistenza al termine ballata che caratterizzerà il Tommaseo Bellini. I componimenti dell'esperimento di Biava sono infatti definiti odi, quando invece molti sono delle tipiche ballate. Una critica pesante è inoltre rivolta all'ambientazione, ad alcune tematiche affrontate. Scrive Tommaseo, questo è il difetto di tutte quasi le melodie, portare il lettore in un tempo che non è più, in un mondo che noi non veggiamo. La recensione dell'esperimento offre inoltre a Tommaseo l'opportunità di spiegare cosa il romanticismo debba e non debba essere. Il romanticismo in ogni età, sia cristiana o no, cerca il vero. Suoi sono tutti soggetti, ma egli li tratta in modo che possano piacere ai più e, piacendo, giovare. Ciò non toglie che, pur raccomandando a Biava una maggiore attenzione stilistica, Tommaseo manifesti in generale un deciso apprezzamento per numerosi dei suoi testi. A qualche anno di distanza, nella recensione alle poesie di Carrère del 1831, nella sostanza ugualmente positiva, Tommaseo ribadisce in cosa consiste il fine della poesia, rivolgendo al poeta il seguente invito. Consacri il canto non solo agli effetti individuali dell'anima sua, che non possono trovare un eco in tanti cuori occupati da gravi cure, da passioni pubbliche, da sublimi interessi, lo consacri alle ragioni universali della verità, della patria e della religione, e ne avrà in ricompensa, noi possiamo augurarglielo, quella popolarità che gli è degno d'ambire. Ma Tommaseo non si limita a recensire i ballatisti. Se andiamo a vedere i carteggi di quegli anni, tra i suoi corrispondenti troviamo una parte davvero cospicua, appunto, dei ballatisti italiani. Berché, Berti, Bettelloni, Biava, Bisazza, Cabianca, Cantù, Carrère, Dall'Ongaro, Fusinato, Guerrazzi, Prati, Zaiotti, solo per citare alcuni nomi. Un elenco che testimonia la vastità e la varietà dei suoi contatti, una varietà geografica, se consideriamo che i suoi rapporti si estendono dal trentino Gazzoletti al siciliano Bisazza, e temporale, dato che sostanzialmente attraverso tutta la storia del genere, da Berché, che ne è tra gli iniziatori, fino a Dall'Ongaro e Prati, che appartengono all'ultima fase della stagione ballatistica italiana. E spesso questi scambi si trasformano in proficue occasioni di confronto. Basti pensare al fitto carteggio che Tommaseo ha con il già citato Biava, che inizia proprio nell'anno della recensione dell'esperimento, inaugurando una sorta di collaborazione durevole con i ballatisti. Nelle tante lettere che compongono tale carteggio, dagli anni 20 fino agli anni 70, è continua la richiesta di opinioni e consigli, con Biava che invierà a Tommaseo un gran numero di abbozzi delle sue poesie. Oppure pensiamo ancora al carteggio di Tommaseo con Berché, breve ma intenso. È tutto centrato sulle vecchie romanze spagnole che Berché si accingeva a stampare alla fine degli anni 30. Berché chiede e ottiene aiuto costante da Tommaseo, che suggerisce varianti e accorgimenti di diverso tipo. Un carteggio che è anche testimonia di quella sorta di percorso inverso compiuto da Berché, partito dalle ballate per arrivare ai canti popolari. Oppure ancora il carteggio interessantissimo
con dall'Ongaro, che è prova della stretta e continuata cooperazione tra i due. Per non fare più che qualche esempio ancora, Tommaseo contribuirà in misura consistente alla produzione ballatistica di Dall'Ongaro, anche alla già citata Perla nelle macerie. E Dall'Ongaro dai canti popolari trarrà argomento per le sue ballate, basti pensare al Marco Kraljevich, dedicato proprio a Tommaseo e tratto dai canti lirici. Quando Dall'Ongaro aveva peraltro seguito con grande interesse la pubblicazione dei canti popolari nella favilla di Trieste. Nel 1941 sono per esempio segnalati tutti i fascicoli che compongono l'opera di Tommaseo. Intanto nel 1932, per Tommaseo, c'era stata la determinante gita nel Pistoiese e da lì a poco il suo interesse per i canti popolari sarebbe definitivamente esploso. Un interesse che confessato anche in Fede e Bellezza, dove sono riportati lacerti di canti popolari e dove Giovanni è rappresentato come un loro cultore. Scrive infatti Tommaseo, fu profferto a Giovanni Rabresta a raccogliere canti bretoni, canti popolari, delizia sua. Tutte fondamentali tappe verso gli altrettanto fondamentali canti popolari e le non meno importanti scintille, che per Tommaseo dovevano essere una sorta di proemio agli stessi canti popolari e che sono un vero e proprio manifesto della nuova letteratura popolare e romantica. Nelle scintille Tommaseo si scaglia contro la letteratura dei letterati, che è la più misera, perché non è autentica, perché è ridotta a essere niente più che stucchevole imitazione, quindi estranea ai problemi, agli interessi, alle passioni della collettività e quindi del popolo. Unica possibilità di rinnovamento in questo contesto è una letteratura che da un lato guardi ai suoi esempi più illustri, Omero e Dante, e dall'altra tragga linfa vitale proprio dalla poesia popolare. E poi i canti popolari, appunto. Possiamo dire che con la pubblicazione dei canti popolari di Tommaseo l'Italia si allinea, seppure con grande ritardo, a un processo già ben avviato nelle altre nazioni, in Inghilterra e in Germania prima di tutto. Se però in questi paesi la pubblicazione di questo tipo di raccolte aveva preceduto e favorito la nascita della stagione ballatistica, in Italia la tempistica, e non solo quella, è del tutto differente. I canti popolari escono quando la stagione della ballata romantica italiana, tutto sommato breve, è già ben avviata e si trova ormai nella sua seconda e ultima fase. D'altronde, quando Carrera aveva pubblicato nel 1834 le sue ballate, una raccolta essenziale per la storia della ballata e non solo, sia per essere la prima interamente dedicata al genere, sia per la importante introduzione che l'accompagnava, aveva chiaramente spiegato, come ha giustamente notato Giovannetti, che la ballata ormai era un bivio. O seguire in modo sempre più rigoroso le tradizioni popolari vere, oppure percorrere la strada dell'invenzione popolare autonoma, nazionale bensì quanto a lingua, ma libera da ogni altro vincolo che non sia quello fornito dalle norme del recente genere ballatistico. La prima strada sarà proprio quella seguita da Tommaseo. Ciò non toglie che allo stesso Tommaseo si debbano caratteristici e riusciti esemplari del genere. Per esempio la foresta, che possiamo leggere nelle poesie. Tipicamente ballatistiche sono le scelte metriche, i versi sono tutti ottonari. E degli otto che compongono le 13 strofe del testo, il quarto e l'ottavo sono tronchi. Tipico è lo scenario che vede alternarsi una foresta e un castello. Tipici sono i personaggi, un cavaliere e il suo scudiero, accompagnato dal suo fedele liuto. Tipico, proprio attraverso l'uso del liuto, è l'espediente accennato, ma non pienamente sfruttato, del racconto nel racconto, con lo scudiero che inizia a intonare una ballata, Tommaseo usa proprio questo termine per una volta, e che ha per argomento una infelice storia d'amore. Una infelice storia d'amore è il tema del componimento stesso, dato che lo scudiero si rivelerà essere in realtà una donna costretta a travestirsi per sfuggire al massacro toccato al resto della sua famiglia, in seguito a sanguinose e non bene identificate faide. Una donna segretamente innamorata da sempre del cavaliere.
E con l'elemento del travestimento abbiamo un altro topos ballatistico, non solo italiano, che si incontra anche in una delle più famose ballate di quegli anni, De Vino, del Goldsmith, alla cui traduzione berschettiana si deve, tra l'altro, nel 1809 la prima apparizione del termine ballata in Italia. Tornando al componimento di Tommaseo, proprio per sfuggire al cavaliere, che aveva notato la sua commozione mentre intonava la ballata sull'amore infelice, la donna scudiera andrà incontro alla morte e il cavaliere le consacrerà tutto il resto della sua vita, costruendo in suo onore una chiesa e un monastero, con un epilogo ugualmente ballatistico che ritroveremo per esempio più volte in Prati. Il meccanismo del racconto nel racconto caratterizza un'altra ballata raccolta nelle poesie, l'Elemosina. Il componimento, in sestine di agilissimi e cadenzati settenari, racconta la storia di un cieco e del suo tormentato amore per Sofia, che diventerà la protagonista delle canzoni da lui intonate facendo l'Elemosina. Tutti elementi appunto tipici della tradizione ballatistica italiana e non solo, dove abbondano, soprattutto nell'ambito del filone realistico del genere, ciechi intenti a sbarcare il lunario cantando. Pensiamo alle ballate, ad alcune ballate di Fusinato, di Maffei, oppure di Pietro Paolo Parzanese. Se in precedenza ho parlato della ballata come laboratorio della modernità letterario, possiamo insomma dire che a quel laboratorio ha partecipato anche direttamente, più spesso obliquamente, uno dei più moderni, forse il più moderno, dei nostri autori romantici, Tommaseo per l'appunto. E la complessità, la contraddittorietà della ballata emerge pure dal rapporto di Tommaseo con il genere. Così come dalla produzione ballatistica e da quella di Tommaseo emerge, ben ha fatto Francesco Bruni a sottolinearlo nella sua introduzione alle Scintille, una crepa rispetto alle interpretazioni tradizionali che vorrebbero Venezia e più in generale il Veneto come baluardo del classicismo, quando proprio Venezia ha visto sbocciare, eravamo nel 1834, prima le ballate di Carrère e poi negli anni 40 le Scintille e i canti popolari di Tommaseo. Tutte opere che intendevano più o meno compiutamente porre le basi di una nuova letteratura. Una nuova letteratura rispetto alla quale la ballata romantica italiana e Tommaseo, insieme al loro frequente e fecondo intersecarsi, hanno rappresentato un capitolo estremamente significativo. È tutto da indagare. Grazie. Allora, grazie.